È un'altra bella giornata di sole qui a Gatteo Mare, oggi giovedì 8 giugno 2017, World Oceans Day, la giornata mondiale degli oceani. E oggi qui è il nostro piccolo oceano, il mare Adriatico, anche abbastanza così come dire un po' mosso, visto un po' di libeccio. Che vento era? Io non me ne intendo di venti, lo vorrei chiedere a Massimo Bondi, il presidente dell'associazione della cooperativa Bagnini di Gatteo Mare. E, tra l'altro, benvenuti cari amici in diretta da Gatteo Mare, il buon ascolto a tutti voi. Buongiorno Massimo. Buongiorno, buongiorno. Siamo qua proprio dietro. Davanti al nostro sponsor, hai citato gli oceani, hai citato l'Adriatico, questo è un grecale. Ah, un grecale, grazie per averlo. Il centrale che viene grecale dalla Grecia. Bravo, maestrale, se vuoi te li insegno. Niente, ti dicevo, la giornata perfetta, sembrava così, però c'è il sole perché poi c'è la diretta con Telereggio, c'è festa in tutti i modi. E dicevamo, partivamo dal nostro mare, dal nostro sponsor, perché noi abbiamo un ottimo servizio di salvamento, infatti siamo in compagnia qui in una postazione di salvataggi. Ce lo vuoi far conoscere? Luca, non si può. Puoi scendere un attimo, non si può. Lo possiamo intervistare da. No, devi stare attento, perché oggi c'è anche il mare. Luca, allora, tu fai parte del salvataggio. Sì. Quindi devi avere non due, ma neanche quattro, otto occhi per guardare tutto quello che succede in mare. Sì, e poi non basta ugualmente. Anche dieci di cosa succede. E non basta mai? Non basta mai. Problemi che possono capitare, tu come intervieni? Hai il famoso moscone, pattino, eccolo qua. Remi. E poi vai. Ecco già, ricordiamo anche questo, perché qui a Gatteo abbiamo anche il defibrillatore, il DAI. Nel caso ci fossero problemi, abbiamo l'occorrente per tutto. Per rianimare le persone che magari. Per i bambini, per gli anziani. Guardate come Luca si guarda me o guarda la camera, ma ha sempre un occhio vigile sulla. Perché ci sono le onde, è molto pericoloso. Benissimo, allora ti lasciamo tornare al lavoro. Io e Massimo, allora adesso ci facciamo una bella chiacchierata. Noi l'abbiamo distratto, ma non, effettivamente non si può. Noi abbiamo 5 salvataggi che montano su 5 altane, poi abbiamo un caposalvataggio, abbiamo due ragazze che lavorano alla Publifon, al nostro pronto soccorso per i bambini smarriti, anche un po' per tutti i servizi della spiaggia. E quindi devo dire che siamo contenti noi della cooperativa Bagnini, perché è un ottimo servizio svolto da dei ragazzi preparatissimi, come dicevi tu, dotati di tutti di defibrillatori, sanno tutti defibrillare, e quindi per noi è un vanto, perché i turisti si sentono veramente sicuri quando vengono da noi. Oggi è una giornata, come vedete voi, particolare, il mare si è mosso un po' perché è la festa degli oceani. Giusto, anche il nostro piccolo oceano Adriatico si è fatto in quattro. Però noi Bagnini siamo sempre pronti a ogni evenienza. Questa notte ha fatto un po' di vento, però il sole, il tempo è molto bello, e come vedi ci fermano, è bellissimo questo ritrovarsi in mezzo alla spiaggia, in mezzo, come dice Moreno, al sabbione, perché voi che venite Telereggio, dalla città, però guardate com'è bello che il turista ci aspetta, e saluta e ci si trova proprio come in famiglia, quindi quando uno viene qui a Gatteo Mare, nella nostra località, si trova veramente a casa, come se fosse a casa però in vacanza, ben servito in tutti i modi, cerchiamo sempre di farlo in tutti i modi. Allora, io sto percorrendo questa passerella che ormai sono 11 anni, perché da quando qui a Gatteo è cominciata, insomma, la stagione del liscio da mare, che anche quest'anno si perpetua. Sono abbronzati, sì. Possiamo, no, per la privacy magari non possiamo riprendere, facciamo vedere solo delle cose. No, è bello far vedere, perché vedi, come vedi, uno legge, l'altro prende il sole, e qua poi arriviamo su in cima dove ci sono gli stabilimenti, come vedi. Tra l'altro alla nostra sinistra c'è il bagno Corrado, dove tutte le mattine. Esatto, qui alle 6:30, 6 del mattino si balla in liscio. Si balla, quindi si comincia a ballare dalla mattina fino alla sera, qui si balla sempre. I nostri stabilimenti quindi accolgono i turisti
in tutti i modi, per ballare, per prendere il sole, per divertirsi. Abbiamo i bisciuoli, i campi da ping pong, da te, tutto quello che vuoi. Negli 800 metri di Gatteo, perché uno pensa a Gatteo una cosa, però è in effetti limitato, ma è proprio nelle piccole località che si riesce ad avere la concentrazione di simpatia e di organizzazione, perché non dovete rendere conto a nessuno, siete in pochi, quindi fate presto a mettervi d'accordo. Esatto, ho visto fra l'altro che hai fatto delle bellissime trasmissioni sui nostri alberghi, oltretutto, quindi per farti capire la preparazione che ci sono sia dagli albergatori ai bagnini. Quando il turista la mattina si alza, arriva la sera che ha di tutto, di tutto, di tutto. Come vedi, già vedi... Non si passa ecco, questo è il bagno massimo numero 3, non si passa più perché fra un po' ci collegheremo anche con la musica. Noi abbiamo, le cuoche, oggi abbiamo... Dopo abbiamo... Ecco, e anche il vino buono. E abbiamo il vino buono, la nostra amica Laura che ci ha portato dell'ottimo vino che poi spiegherà lei. Allora, mi accompagni, intanto faremo vedere anche... quello che succede, noi ci stiamo avvicinando alla postazione dove l'orchestra di Luca Bergamini e del grande evento sta allietando la mattinata di tutti. A passare perché la gente... Ma adesso ci passiamo, non è un problema. Il bello è questo, poi vediamo tutta la gente che ci sta seguendo. Possiamo, ce la facciamo a passare? C'è la coda, sì lo so, c'è la coda, ce lo stanno dicendo, noi passiamo, sentite la musica, ecco possiamo passare, permesso? Permesso, grazie, possiamo andare, da dove passiamo Massimo? Andiamo di qua, va bene, ok. Allora, come vedete, in diretta la musica... Dopo la sentiremo dettagliatamente nei minimi particolari. Ecco, scusate, ecco, due amici di Ciao Mamma, Sauro e Alice, sono venuti spesso a cucinare con noi. Adesso io prego il nostro operatore Dino Valdesalici di seguirci. Dicevo, è fatica arrivare, però noi arriviamo e passiamo e adesso ci spostiamo anche... dal reparto cucina, perché andiamo. Cucina all'aperto. Cucina all'aperto, e sai che Ciao Mamma è un programma non solo di musica ma anche di cucina. Guarda noi. Quasi mangia. Vieni perché oggi ci sarà una sfida tra... innanzitutto volevo salutare, sono per arrivare, volevo salutare Daniela, adesso aspetto che arrivi l'operatore, caro Dino, se mi vuoi raggiungere. Li hai persi, si sono persi. Stanno seguendo la musica. Ciao Dani, ben arrivata. Fulvio, grazie. C'è traffico in autostrada? Un pochettino, però vabbè dai, ce l'abbiamo fatta, dai. Ne valeva assolutamente la pena. Hai visto? Non eri mai venuta qua in spiaggia? No, è stupendo, meraviglioso. La gente, tutta l'animazione, i ragazzi, favoloso, l'orchestra. Ci sono anche i ballerini professionisti. Hai visto questi due come sono bravi? Ci facciamo anche niente. Dopo fra un po' ci canterai anche un po' di canzoni. Volentieri. Io volevo farvi seguire dall'operatore. Senta lei, operatore, venga con me. Andiamo a presentarvi con un saluto. Non riescono a seguirci. No, è rimasto incantato dai ballerini il nostro Dino. Allora, come dicevamo, la nostra amica Laura la porta con i vini che esatto, ci aspettava. Buongiorno Laura. Ciao, è arrivata. Ciao. Allora, quindi oggi ci presenterai i vini. I vini di Cantineri Unite, ma marchio Albinea Canali, marchio Righi e Maschio, che sono i marchi appunto che Riunite ha acquisito oltre alle aziende e le ha fatte diventare importanti. E sono, diciamo, dei vini molto leggeri, con la bollicina che rende assolutamente il prodotto già bevibile dal mattino alle 10 di sera tranquillamente. Ecco, la bollicina è proprio così, per le sue caratteristiche. Dopo lo faremo assaggiare un po' anche a tutti i nostri ospiti. Infatti abbiamo un nutrito numero di ospiti, bicchieri ci sono. Allora Laura, torneremo fra un attimo da te perché adesso andiamo a vedere che cosa sta... Hai già visto un po' come cosa stanno preparando? Conto. Perché ci sono tre spazi cucina, oggi battiamo tutti i record. Tre spazi cucina, andiamo a conoscerli. Guarda, questi sono i nostri amici dell'Hauser.
le nostre azzore, queste sono... È il nostro potere della Romagna e di Gatteo Mare, direi. Allora, cominciamo subito dalla Romagna, perché guarda qua che tavolata, esatto, che c'è stata preparata. Incredibile. È dura la gara. È dura la gara. Allora, Lauser, che cos'è? Innanzitutto, chi ce lo spiega? Nacho, Nacho, presidente, allora, spiegaci cos'è Lauser. Voi siete soliti venire a preparare delle situazioni molto belle e molto interessanti qui a Gatteo. Oggi ci state tenendo, ci avete allestito veramente una cosa incredibile. Lauser è un'associazione che aiuta un po' chi ha bisogno, un po' in tutti i campi, chi ha bisogno, chi è, quando qualcuno vuole fare qualche manifestazione ci chiama, perché noi abbiamo un po' le donne che ci danno una mano, abbiamo un po' di attrezzature e in più facciamo del gran volontariato. Ce le vuoi presentare queste donne? Allora, chi abbiamo? La Francesca. Ah beh, ce l'avete scritto nel grembiule. Poi, qua chi abbiamo? Francesca. Francesca, Cinzia? Rossana. Rossana, Nacho, lo conosciamo? La moglie del presidente. La moglie. Qui abbiamo le stelle. L'abbiamo già conosciuta l'anno scorso, ci è venuta... Ah, ce ne manca una. Felice, Bibi. Ciao Felice, Bibi. Più bravo. Beh, qua abbiamo... Siamo sulle stelle, è vero, della cucina, la nostra mitica... Uno della cucina che abbiamo Gatteo. Alba Rosa Zoffoli, che piacere rincontrarti. Grazie anche per me, ciao, ciao a tutti. Allora, oggi la scelta del menù l'hai fatto tu, qua vedo degli strozzapreti. Abbiamo degli strozzapreti con gli strigoli oggi, che è un'erba che noi comunque usavamo sempre antica, perché siamo voluti rimanere nella tradizione romagnola, e poi facciamo anche la piadina di Cesena. Com'è la piadina di Cesena? Dai, spiegamelo velocemente, perché... Perché la piadina di Cesena, dobbiamo capire che da Imola, Enna o Imola, quello che è, andando sempre più giù, diventa sempre più sottile. E quindi a Cesena siamo a metà strada. La Cesena è un pochino più grossa, morbida, con latte dentro, lo strutto, molto morbida, che poi proverete. Bene, dopo la... Sì, anche la storia, diciamo così, se volete sapere la storia degli strozzapreti, perché si chiamano strozzapreti. Lo faremo dopo, adesso siamo in fase di presentazione. Racconto. Dopo me lo racconti, avremo spazio molto anche... E gli strigoli sono quelli. Gli strigoli sono questi, perfetto. Allora, li ha inquadrati il nostro operatore. Poi qua adesso arriviamo al reparto Emilia, Modena. Andiamo a Modena. Amici, beh, questo figura. Ciao Renzo. Non mancare, guarda. Renzo si è portato da casa. Renzo è nano. Allora, la regina della cucina, io ho sempre ragione. Quando torno, cosa si è preparato oggi? Di funghi, che l'ha fatto nano, le tagliatelle tagliate fresche stamattina e le solite crescentine. È un tipico piatto di Modena, insomma, le crescentine, queste e le tigelle. Dopo ci spieghi come hai fatto a preparare l'impasto, ma novità delle novità, quest'oggi a Gatteo... Il ciaccione abbiamo oggi. Non sapevi cos'era il ciaccio? No. Non sai cos'è il ciaccio? Sì, ogni tanto me lo fanno assaggiare ed è, guarda, è una meraviglia. Ma le hai già preparate? No, l'ho già assaggiato. Ottavio, provincia di Modena... Insomma, c'è Modena contro Forlì Ravenna, insomma, Guarda, ragazzi, ci diamo dentro, Il ciaccio contro... Il ciaccio, tu, sagra del ciaccio? C'è la sagra del ciaccio, quindi... Primo luglio a Palagano Modena. Poi la apriamo con Moreno. Quindi... C'è anche Moreno. Facciamo... Il famoso ciaccio palaganese. Mi fai... Aspetta, andiamo a vedere come fanno a fare un ciaccio velocemente, dopo torneremo qua. Allora, come si prepara un ciaccio? Dimmi come si prepara, la pasta dov'è? Quella è qui. Aspetta un attimo che arrivi il nostro operatore, perché qua entriamo proprio dentro. Allora, questa è fatta con? Acqua, farina e sale. E basta? Mi fai vedere la consistenza, è abbastanza liquida, no? Sì, perché vedi. Poi la metti lì, piastra bollente. No, quella fredda. Questa è quella fredda. Sì. Questa è quella fredda. Questa è quella calda. Che lo metti sopra. No, ma notta, Fulvio, bagnato con la patata? Patata e olio di semi. Ma c'è proprio tutta una storia sul ciaccio. Sì, è il mangiare dei poveri di una volta del nostro Appennino modenese. Ma oggi ne fate, vedo, una quantità industriale, no? Perché volete dar da mangiare tutto a Gatteo? No, ma noi tutti i mercoledì di luglio e agosto abbiamo i mercatini serali, abbiamo la fila fino verso l'una dopo mezzanotte, dalle 8 di sera. Incredibile, bravi, complimenti. Allora torneremo
con voi tra un po'. Ma tu l'hai mai fatti, Ciaci, Renza? Sì. Non mai mangiati a casa tua? No, scusa. Li farete, perfetto. Allora, qua lo riempi con del... Qui abbiamo il famosissimo lardo, rosmarino e aglio. Famoso pesto, senti, fammelo sentire. No, taglimene un pezzo. Non tutto, un pezzettino. Ragazzi, sapete, la mia golosità è... Il formaggio? Certo, quello che ci vuole, dai che dobbiamo andare... pochino, proprio uno spigolo. Voglio sentire... No, ma che tutto, non lo mangio tutto. Un pezzettino, così, dividili in due, anche meno. Solo un assaggio così. Il ciaccio, mangio un ciaccio per voi. Bello croccante, saporito. Morbido? No, vuol così? Vuol così, sì. Io li mangio che più morbido, dipende da qualcuno piace morbido, qualcuno piace più consistente. Beh, come in tutte le cose, complimenti. Allora, noi adesso rifacciamo, caro Dino, facciamo di nuovo... Lo sapete che non si può mangiare, parlare con la bocca piena. Intanto vedo che stai distribuendo. Abbiamo un assaggino perché è sempre importante. I ciacci, se le volete mangiare a Iosa dal 1 luglio a Palagano di Modena. Palagano, poi tutti i mercoledì sera, luglio-agosto, il mercatino, ciacci a volontà. Ciacci a volontà, vabbè, è una tipica specialità di Palagano. Allora, qua i mastri ciacciai, qua Renzo e Nano, la regina della cucina. Guarda che ho tagliato le tagliatelle, guarda che belle. Incredibile, complimenti. E qua reparto Romagna con, rifacciamo facendo solo riepilogo, poi fra un po' torneremo con voi, con gli strossapreti e gli strigoli e poi facciamo la piadina romagnola. Benissimo, allora abbiamo presentato in questo quarto d'ora, abbiamo già visto l'oceano Adriatico, abbiamo già visto gli amici che suonano, i nostri amici in cucina. Caro Dino, andiamo ad a regalare un po' di musica ai nostri ascoltatori? Prego, allora andiamo. In questo momento sta suonando Massimo Budriesi. Vedo già le bottiglie, mi puoi fare un'ultima inquadratura? Oggi sono tre prodotti, l'800 rose, che bello, fantastico, il ghiaccio, il vino. Io ho sentito un ciaccio con lardo e formaggio, poche calorie. Ci starebbe il Lambrusco, l'800 nero o no? Allora, ci starebbe di più un rosé perché non è molto elaborata la preparazione, è semplice. Però volendo partire anche un pignoletto. Quindi un bianco, comunque niente di particolarmente violento. Sì, perché a parte un po' il lardo che dà un'aromaticità, il rosmarino, però non c'è molta struttura nel piatto, quindi va bene anche un bianco. Bene, allora i vini delle Cantine Riunite ci Modena quest'oggi ci verranno presentati da Laura Zini, la regina dei vini. Andiamo a sentire un po' di musica con il nostro operatore, il nostro caro Dino Valdesalici che ci segue e arriva naturalmente alla sua postazione. In questo momento sta suonando Massimo Budriesi e quindi lo prego di venire qua in mezzo. Vieni qua. Facciamo una polca mazurka. Ci siamo, amore. Possiamo anche della regia alzare il volume della nostra orchestra. Abbiamo anche Ciao Mamma con Fulvio Bertolini che è rientrato dalla cucina. Come va in cucina, Fulvio? Benissimo, tutto bene. Cosa hanno preparato? Ciacci, piadine, tigelle, col condimento naturalmente. Allora, dietetico dell'Adriatico, lardo e formaggio, non ho parole. La chiamano l'impastata. Allora, è la colazione del turista matto. No, comunque tutto procede, c'è questo duetto Emiliano Romagnolo con Ciacci, poi hanno detto piadina e ticelle. Quindi chi meglio di Massimo Budriesi per col tortellino? Perché tortellino? La mazurka si intitola tortellino, vai! Ah, da Bologna, pensavo che la mazurka si intitolasse la tortellina, vai, questa l'abbiamo scritta adesso. Io ho dato il titolo, te scrivi il pezzo, lo firmiamo assieme. La tortellina. Ciao,
da Brescia. Allora, solo chi balla può stare qui. La ritmica di Luca Bergamini, quindi la Romagna che accompagna l'Emilia della famosa mazurka. Vai, una per te, una per me. Vorrei il cameraman di Ciao Mama, Dino. Dino non sente. Dino. Eccolo. Vorrei che tu inquadrassi gli operatori, la stampa. Questa è la stampa. Sentiamo se c'è qualche saluto. Abbiamo fatto il tris, grande Massimo, grande, 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 grande. Allora Moreno, adesso è il momento di Anna Maria, che penso che sia in zona Cesarini. Eccola là, Anna Maria, ti diamo il microfono, presentati, tanto te sei di casa qua. Ok, grazie Luca. Allora ciao ancora a tutti amici di Gatteomare, fedelissimi e nuovi, è sempre un piacere. Allora io vorrei presentarvi una mia nuova canzone, eh? Allora, la mia nuova canzone che ho scritto, che farà parte, darà anche il titolo al mio nuovo CD, si intitola Libera. Vai con Libera! Vai Anna! Sempre la
tutti. Grazie a tutti. Fulvio, buongiorno. Come stai, Anna Maria? Bene, grazie. Qua si sta sempre bene a Gatteo Mare. Ma prego, prego. No, no. No, puoi andare tu. No. Io volevo chiedere ad Anna Maria se... Ah, un'altra canzone ti fa cantare? Ma ci devo ascoltare, il biondo o Fulvio? Tutti e due. E poi fai tutte e due le cose, quello che dice lui e quello che ti dico io. No, non sapevo che dovessi cantare, quindi no, prego, vai. Ma io qua sai, Fulvio, tutti improvvisati. Non sapevo che cantare, perché stiamo entrando in una fase di, come dire, accumulo di informazioni, di file... di decisioni, e la sicura decisione è quella che adesso canti Maria del Sol. Oh! Oh! Va bene, allora, questa Maria del Sol è per tutti gli amici, per tutti i ballerini fantastici, perché qui si balla sempre, si canta in allegria. Però voglio anche raccontarvi questa storia di questa Maria del Sol. Dall'altra parte dell'oceano blu viveva lei con un cuore a metà, sola con tre fratelli da tirar su. La vita non le ha mai dato un sorriso, mai giorni a graffiare la strada e la polvere, per poi trovarsi a spendersi tra mille braccia di chi non sa niente di lei. Questa è la storia di Maria del Sol. Sogni per restare viva, questa è la storia di Maria del Sol, cercava solo la sua libertà. In quel paese lontano laggiù, là sotto un sole che più caldo non c'è, lei aspettava il destino in un bar. Bene, come avete visto, insomma, è uno spettacolo continuo qui a Gatteo Mare, al Bagno Massimo numero 3. Adesso prego il nostro Dino di seguirci, perché dobbiamo dare la linea alla pubblicità e lo daremo fra qualche istante, perché
Noi siamo in diretta a Ballando Web Radio, quindi ci accavalleremo. Ci sono un po' di accavallamenti di musiche, ma allora adesso state con noi, c'è la pubblicità, ritorniamo fra tre minuti immediatamente con voi. A tra poco, state con noi. Siete di nuovo collegati con la spiaggia di Gatteo Mare. La buona giornata a tutti coloro che ci stanno seguendo, è una trasmissione decisamente importante non solo dal punto di vista musicale, perché ci sono tanti amici che ci sono venuti a trovare qui sulla spiaggia, ma anche dal punto di vista enogastronomico. Alba Rosa, Villa qua vedo che hai preparato, suppongo, il condimento per gli strozzapreti, per gli strigoli. Saprete, sì, ciao, buongiorno. Cosa abbiamo? Abbiamo degli strozzapreti agli strigoli oggi, facciamo proprio la tradizione che facevano le nostre nonne anche, con del pomodorino, scalogno romagnolo, un po' di pancetta e gli strigoli. E qui faremo un soffritto, un sughetto per condirli. Va bene, allora dopo vedremo a vedere questo. Come si fanno? Ecco, lo possiamo vedere? Intanto tiriamo. Adesso tiriamo un po' la sfoglia, un pochino più sottile. Ormai ci siamo? Un altro pochino? Si tagliano così. Vediamo come si fanno gli strozzapreti. Si tagliano delle listarelle così e poi si prende la tagliatella e si fa così. Ma come sei brava, guarda! Ma questa, quante ne hai fatti nella tua vita, Alvaro? Del miliardo? Abbastanza. Ma sei bravissimo, guarda, in un attimo. Proprio bisogna solo sfregare. Esatto, questi qui sono gli strozzapreti. Vengono fatti con un chilo di farina. Acqua, se un chilo di farina il liquido va a 500, sempre la metà. La metà. E per sicurezza, per far tenere lo strozzaprete, abbiamo messo una chiara d'uovo, che così tengono di più e sono un pochino più al dente, sono più buoni. Ecco, questa è la ricetta particolare di Alba Rosa Zoffoli, la nostra cuoca romagnola, che ci sta insegnando a fare gli strozzapreti con il condimento che vi abbiamo appena elencato. Grazie Alba Rosa, torniamo dopo. Qua invece stai preparando l'impasto per la piadina. L'impasto per la piadina. La puoi tenere lì che veniamo dopo a vedere come si fa. La nostra Renza invece cosa sta facendo? Prendo sempre le mie crescentine. Qua hai fatto una tonnellata di tagliatelle. Tagliatelle che l'anno dopo le fa coi funghi, la sua specialità. Tagliatelle, specialità di casa Nano e Renza, è vero? Questa che cos'è? Una tigella? Tigella con il lardo rosmarino, bella madre. Devo parlare, la tengo qua però, la mangio dopo. Qua i ciacciai continuano ad andare avanti? Moreno, allora tu... No, Moreno, tu sei il primo di luglio a suonare a Palagano alla sagra dei Ciacci. Esatto. Ringrazio. Perché non avevo dubbi. Allora, no, cosa succederà a Palagano il primo? A Palagano il primo ci abbiamo... Primo agosto. Abbiamo una grande... No, luglio, che è agosto? Primo luglio. Non cambiare. No, veniamo in agosto noi anche. Anche se vuoi venire. Allora, parliamo. Primo luglio. Ci sono io, da te, a sciocca tua. Sei da me. Carambata. Caramba che sorpresa. Non lo sapevamo. Non lo sapevamo. Nessuno dei tre. Era anche stampato. No, questa era di Moreno. Vorrei solidarizzare con il mio amico Marione. Ciao Fulvio, io mangio. Buon appetito, seguimi perché adesso vorrei andare, scusate, ma questa, come si chiama questa tigella, come si chiama Gigi? La crescentina, vabbè, tigella, è una tigella o una crescentina questa qua? Come si chiama? Crescentina, va bene, allora abbiamo scoperto. Adesso vado, voglio andare un attimo dalla nostra, ecco, io sto, cara Laura, sto mangiando una crescentina con lardo e formaggio. Cosa ci bevo? Allora, intanto il pignoletto dei Colli Bolognesi, perché tra i vini qua presenti è il bianco, che può essere fatto anche a Modena. Difatti proprio a Savignano sul Panaro c'è la possibilità di identificare il pignoletto come di OCG. Quindi non è solo quello superiore dei Colli Bolognesi a essere di OCG, ma anche quello di Savignano sul Panaro.
abbiamo nominato il Panaro, che è il grande fiume che assieme al Secchia dà vita al Lambrusco di Sorbara, che anche potrebbe essere utilizzato in abbinamento alla crescentina. Ecco, è molto interessante questo parterre di crescentine, di ciacci che ricordano anche i borlenghi, l'altra pietanza, sempre a base di farina, acqua. Ecco, da questo avevamo cominciato la settimana scorsa a parlare del gnocco fritto, torta fritta, gnocco fritto, appunto queste diciamo digressioni modenesi, per poi arrivare alla piadina romagnola. Quindi tanti modi per fare sempre farina, acqua, per fare comunque una pietanza che ha un valore nutrizionale, dicevamo anche per i contadini, nella semplicità veniva fatta la mattina e portava avanti fino a sera. Quindi il pignoletto, non ci appesantiamo, vogliamo quindi un vino leggero, volendo i contadini lo allungavano con acqua, noi non ne abbiamo bisogno, perché comunque il lavoro attuale non è così pesante. Senti Laura, allora... ho una curiosità, perché abbiamo portato una crescentina. Ecco, anche volevo dare una crescentina alla Laura e una a te, poi facciamo un brindisi, perché ho scoperto che la Laura veramente è un'intenditrice di tutto. Ho detto, adesso sono curioso con che cosa abbiniamo alla crescentina, l'avrete già spiegato, perché è bravissima. Allora, prendi la crescentina, così tu ce l'hai lì, chi tiene... Tieni il microfono. E io non mangio. No. Comunque. Aspetta, no, do una. Una morsata tu, una io. Ti una prendi io. Il microfono e ci beviamo questo splendido pignoletto. Alla salute. Un abbinamento perfetto, devo dire, cara Laura. Complimenti. Continuare a parlare. No. Allora facciamo una cosa adesso, andiamo a sentire un po' di musica? Sì, va bene, andiamo a sentire musica, così mangiamo dopo mentre non ci vedete. No. Sto scherzando. C'è tanta musica qui in spiaggia con il nostro... Perché mi fai così, Dino? Vuol mangiare anche lui il nostro operatore. Ecco, vuole la crescentina, anche lui è l'operatore. Va bene, deve aspettare però un prossimo spot, blocco pubblicitario. Noi aspettiamo, perché qui non ci annoiamo. Cos'ha da dire Mario? Scusate, sono le 11:15, è l'ora del rosé. Allora, no, il rosé quando lo... L'ora del rosé, 11:15. Allora, no, perché... Laura, Mario, 11:15. Mario sei innamorato del rosé. Del rosé, squisito. Con cosa l'abbineremo il rosé, Laura, dopo? Allora... La piadina con... Io farei col ciaccio, perché il sapore è sicuramente più ricco rispetto a quello della tigella. Va bene, allora dopo... dimmi. Se uno avesse una puntina di formaggio di Monchio 24 mesi con dell'aceto balsamico di Modena, cosa ci potremmo abbinare? Ci vorrebbe il Graspa Rossa di Righi, di Gaetano Righi. Oppure, vabbè, l'800 Rosa, ecco, sicuramente. Qua ci sono veramente i suggerimenti che c'erano. Sarà meglio che lo prepari, perché io c'ho già il grana, eh. Ah, va bene, non vai a prendere l'aceto. Allora, Massimo, cosa dire? Dai, mentre ci avviciniamo all'orchestra, cosa dire di questa bella giornata? Una bellissima giornata, come al solito, come dicevo prima, guarda, tanti animatori, tanti turisti, e abbiamo di tutto, dal mangiare al bere, le donne che ballano, e quindi... Direi che non ci manca niente, il sole c'è, è tutto bello, io direi. Fantastico. Allora lasciamo l'operatore, perché c'è il nostro Walter D'Angelo che sta cantando. Andiamo a sentirlo allora, prego. Accontentiamo e salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando per radio. Allora, abbiamo una richiesta proprio in diretta, Fulvio. Abbiamo in diretta per l'amico Andrea Casadei, che ha richiesto Occhi di Ghiaccio. Balliamo la kizomba, ragazzi. Vai, hola! Oh! Sempre dal nostro ultimo CD, Occhi di Ghiaccio.
E naturalmente salutiamo gli amici di Ciao Mama, Gatteo Mare, estate 2017. Fredda qui addosso, pelle d'avorio e tu, mistero e poesia, neanche so chi sei, ma per te sto morendo, io resto solo qui, forse invisibile, ai tuoi occhi che mi fanno male, non voglio illudermi, ma credo che anche sul cuore, luce d'inverno, tu, inarrivabile, inseguo la tua scia, ma per te non esisto, io resto solo qui, forse invisibile, ai tuoi occhi che mi fanno male. Grazie amici, grazie, grazie, grazie. Moreno, hai finito di mangiare, hai un CD in mano, ti lascio anche il microfono. Sì, ho finito di mangiare, naturalmente Scarta Tu, famoso dopo il karaoke, il Canta Tu, c'è Scarta Tu. Ecco, Scarta Tu. Salutiamo Ciao Mama direttamente per voi su questa spiaggia meravigliosa di Gatteo Mare e Luca sta aprendo quello che è la mia nuova produzione discografica Liscio alla fermata. Con la promozione della piadina Celestina, che è una piadina che promuovo io, consigliata da Moreno il Biondo, chiedete in giro, piadina Celestina. La piadina Celestina che la mangi la mattina e ti porta via tutta la giornata, ti vola via e stai bene, sei felice, non c'è la rima, ma è lo stesso. E allora, ecco, due ragazzi che stanno facendo lo spot alla piadina Celestina. Questo è il CD che stasera in piazza potremo tranquillamente mettervi. Ieri sera me l'hanno chiesto, ho fatto un po' di canzoni nuove ieri sera, è stato bello. Cosa fai? Che fai? Baci? Chi va? Bacino Moreno! Oh, vedi, i due cugini, vedi? Bravo, bravo Luca. Allora, all'interno di questo CD, che praticamente è una continua, è una fermata, è un viaggio sul lungomare di Gatteo Mare, dove ci sono 14 fermate, e ogni fermata c'è una canzone, uno aspetta l'autobus, questa mi piace, e la gettona. E cos'è quella che Mauro non canta mai? C'è anche quella, è alla fermata quella, l'idea è partita da lì. Ma Mauro invece in questo CD
si presenta con un paio di canzoni. Bella, Mauro, vieni, vieni. Bella, bella straniera e... Buongiorno a tutti! Tre canzoni, tre. Mauro, ciao, Gatteo! Mauro Ferrara. Allora, Mauro. Bella straniera, Riviera romagnola e... Sono stanco. Questa è una canzone bomba. Alla mia età. Ragazzi, è una canzone bomba. Racconta la vita di Mauro Ferrara fin dalle elementari. Quindi, per voi, sono stanco. L'ha scritta Mirko Mariani. Esatto, esatto. Extra liscio. Extra liscio. Dimmi quando la mia voce si innamora, con fatica vado a scuola perché non voglio più studiare. Dimmi perché sono stanco e non voglio camminare, non mi va di lavorare e ancora meno di sudare. E la tua voce mi consola te mi tace, stammi vicino e ti prego non mi dir di no. Un gesto strano si ripete piano piano e la tua mano è una spada di dolore. Dimmi quando avrò la forza di tornare, quel paese spezza il cuore, mi tormenta e svanirà. E la tua voce mi consola te ne tace, stammi vicino e ti prego non mi dire. Gesto strano si ripete piano piano e la tua mano è una spada di dolore. Mauro Ferrara, sono stanco, una leggenda vivente, un mito della canzone romagnola nel mondo, che tramite le telecamere di questa giornata gira il mondo. Abbiamo i saluti dall'Australia, abbiamo i saluti dal Kazakistan e da Correggio, anche da Correggio. Ciao mamma! E la tua voce mi consola te mi tace, stammi vicino e ti prego non mi dir di no. Un gesto strano si ripete piano piano e la tua mano è una spada di dolore. Dimmi quando dimmi quando liscio alla fermata. Stasera Mauro Ferrara lo ascolteremo. Grazie, dalla Piazza della Libertà. Vi è piaciuta? I ballerini ho visto che hanno ballato subito. Bravissimo. Erano stanchi fin dall'inizio. Bellissimo, bello. Allora, bello. Te lo regalo. Questo Mauro, CD è bellissimo. Te lo regalo. Grazie. Questo è, non ce l'ho ancora. Chi lo acquista, questo è come un gadget. Praticamente sì, è una foto della Riviera Adriatica, invece di prendere una cartolina, questa ha più funzioni. È un CD naturalmente, una cartolina che ricorda la vacanza ed è anche una piadina, perché all'interno c'è una piadina romagnola. Piadina, e può essere a vostra scelta anche la fermata di un autobus, di quello che volete voi. Eccolo qua, stasera. Può stare nel comodino. Cioè può essere posizionata così. Dai, sul basta, comodino. No, basta, no, miseria, se sarà male. Fulvio, vieni. C'è la Daniela che ci è venuta a trovare.
Daniela? Daniela, ti chiamano, cosa aspetti? Daniela, vieni qua, vieni qua. Colore di capelli, Daniela. Grazie. The Red, la rossa. La rossa, eh. Ciao, ciao Daniela, la conosci? A me piace la rossa. Lo sapevo, lo sapevo. Mi sono fatta rossa apposta, La rossa di cuori. A quando capita, scusa? È la storia infinita. Ho preso un fa bellissimo di traguardi e motori. Mi rolle. A me piace la rossa. Te pareva? La rossa! La rossa vincente. Sempre. Che colpisce nel cuore e sconvolge la gente. E tutti insieme. Aveo, aveo, Ferrari. Ferrari. Ferrari è una favola di minigonne. Traguardi e motori. Andiamo al finale. Aveo, aveo, cavallino. Stiamo cantando in due tonalità. Potente rampante, il traguardo è vicino. Rettilineo, t'arrivo, sulle mani così. Areo, areo, la rossa, la rossa. Grande! Adesso vado via. Grazie, che presentazione. Non vado è ai box, vado ai box. Va bene. Uno spritz, stop. Dai, cambiamo aperto uno spritz. Daniela. Ciao Fulvio. Allora, ciao. Beppe Dani Band. Benissimo, siamo pronti. Cuoca fantastica, bella voce, così canti. The best, dai, una bella cumbia così li facciamo scatenare un po' questi ragazzi. Che, the best, dai che siamo i grandi. Vai, vai. I need you, my heart's on fire. You come to me, wide awake. Lost, I get washed away. Oh!
Grazie Daniela. Allora, noi adesso diamo la linea alla pubblicità, ci rivediamo fra qualche istante. Il grande spettacolo di Telereggio, Ciao Mamma, in diretta per voi da Gatteo Mare. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, come vedete sempre con Massimo Bondi, presidente della cooperativa Bagnini di Gatteo Mare. Abbiamo cominciato oggi, Massimo, dal mare. Abbiamo detto che oggi è la giornata mondiale degli oceani, nel senso che si farà il possibile in futuro, nonostante qualcuno non è che ci tenga dietro più di tanto, soprattutto dall'altra parte dell'Atlantico, insomma queste nuove idee che si ha, ma il pianeta ha bisogno di essere curato. Il nostro piccolo oceano Adriatico oggi insomma viene rappresentato da chi le nostre coste le gestisce, le controlla. E le controlla soprattutto. Mi vuoi presentare questo ospite che mi hai portato qui nel tuo bagno? Voglio spendere prima due parole, perché è veramente con tanto piacere, perché è il comandante della capitaneria di porto di Cesenatico, dove è già 3 anni, mi sembra che sia. Tre anni e mezzo, quindi è la quarta estate ormai. In più volevo appunto spendere due parole, perché è stata veramente un'ottima collaborazione col comando, e quindi noi siamo stati contenti che il comandante abbia operato nella nostra costa, perché è molto importante che ci sia una sinergia fra i comandi della Capitaneria di Porto, che fra l'altro sono gli enti anche che ci controllano, e con Stefano abbiamo instaurato un bellissimo rapporto che fra l'altro a settembre ci lascia. Chiediamolo a Stefano. Allora, comandante, di che cosa si occupa, per gli amici magari che al mare non ci sono mai stati, ci vengono la Capitaneria di Porto? Innanzitutto, Stefano, ci uniamo in un dolore profondo ancora. Io ero con lui sabato scorso a vedere una partita, a soffrire, abbiamo sofferto insieme. Stefano, allora, la Capitaneria di Porto di che cosa si occupa? Sì, io intanto buongiorno, rilancio i ringraziamenti del presidente Bondi, visto che comunque la loro presenza, la presenza dei bagnini, delle cooperative, è una risorsa fondamentale per la gestione e per la pulizia delle nostre spiagge e per i nostri mari. Oggi, lo ricordavamo prima, è la giornata mondiale degli oceani, un'iniziativa fondamentale per ricordare a ciascuno di noi quanto sia importante occuparsi della salute e del benessere delle nostre acque, perché comunque la pulizia e il benessere del mare dipende da chi se ne occupa a livello istituzionale, come noi Guardia Costiera, che siamo l'organo preposto al controllo sugli scarichi a mare e a reprimere tutti quei fenomeni di inquinamento. Ma è importante anche che ogni cittadino, che ogni turista, ogni bagnante faccia la sua parte tramite un comportamento virtuoso, un comportamento corretto, a cominciare dalla gestione dei rifiuti, dalla raccolta differenziata al conferimento corretto nei vari contenitori, che sempre grazie anche alla cooperativa dei Bagnini sono numerosi in ogni spiaggia e in ogni bagno. Beh, questo è molto importante, quello che ci ha detto la Capitaneria di Porto di Cesenatico. Io ho una curiosità, perché hai detto delle belle parole molto importanti, ma nella memoria di tutti era un, le do del lei per rispetto, era un suo collega quello che disse a un comandante della Concordia: salga a bordo. Era della Capitaneria di Porto? Sì, era della Capitaneria di Porto di Livorno. E quindi un suo collega. Un tragico, un triste evento, sì, che ci ha coinvolti comunque nella gestione dei soccorsi, nel coordinamento dei soccorsi nell'ormai lontano 2012. Una triste parentesi che però anche in quel caso, come Sistema Italia, ci ha visto poi rialzarci e riuscire a portare a termine un'operazione di salvataggio che sicuramente ha fatto scuola un po' in tutto il mondo. Perfetto, quindi l'importanza della Capitaneria di Porto è fondamentale, perché l'Italia, insomma, a scanso di equivoci, è un paese con quanti? 5.000 chilometri di costa. 8.000 chilometri. Oh, ecco, vedi, io mi ricordo, ho sbagliato, 8.000 chilometri. 8.000 chilometri. Quindi ci saranno severamente tanti suoi colleghi a gestire tutte le situazioni marittime. 8.000 sono tanti. Sì, sono tanti, gli uffici dislocati su tutto il territorio nazionale sono più di 300, però è chiaro che durante la stagione estiva, quando le nostre spiagge sono popolate da migliaia e migliaia di turisti, non riusciremmo a far bene il nostro lavoro senza la collaborazione
fondamentale appunto di varie organizzazioni, a cominciare dai comuni, i bagnini, lo stesso le polizie municipali, che ci danno comunque un grosso ausilio sulle spiagge. Perfetto, grazie. Io volevo dire una cosa, è un piacere sentire parlare il comandante, perché è molto più preparato di noi, indubbiamente. Vabbè, certo. Però voglio... Poi giovane così, già capitano di porto. Avrà un futuro. Ma ci abbandona a settembre? No, non ci abbandona, andrà in un altro luogo. Più importante, immagino. Salirà sempre di là. Ad ogni modo, prima di far vedere il comandante la festa anche davanti, non solo sul di dietro, avete iniziato sdrammatizzando, io non volevo farlo, ma adesso pregherei il mio amico Marione di venire. Come sta? Secondo te, come sta, signor Bondi? Ha sofferto con noi. Abbiamo due amici molto stretti, abbiamo. Ha gioito con noi lui. Vabbè. Ma io però veramente... No, non ce l'ho permesso, mai. Oggi c'è la divisa, non possiamo. C'è la divisa, non possiamo. No, Stefano è un carissimo amico, ha un piccolo difetto però. No, non hai nessun difetto, è un pregio, credimi, è un pregio. Tifiamo la stessa squadra, vai. Vabbè, andiamo a vedere, dai. Allora, accompagno, no, faccio gli onori di casa a Stefano da Capitaneria di Porto di Cesenatico. Adesso magari qualcuno ti vede arrivare in divisa, si spaventa, dice cosa è successo qua. No, è una festa, quindi manteniamo il clima di festa. Infatti, allora adesso vieni, accomodi pure, andiamo. Ti presento questa band, vieni. No, bro, se vuoi andare qua, cioè, hai visto che è arrivato? Noi ci siamo salutati un attimo fa, è un piacere ritrovare un amico, ma soprattutto una persona che segue e cura la nostra riviera adriatica. Va bene, allora ti lascio, accomodati pure, fai quello che devi fare. Abbiamo accompagnato. Vieni con me ancora, torniamo in cucina un attimo. Andiamo, prima di tornare, ancora la musica per gli ultimi minuti. Io qua, mi potete dare questa... No, va bene questa. Allora, questo volevo sapere dalla nostra Laura, qua abbiamo un nettare, giusto? Possiamo definire un nettare? Questo è un aceto balsamico tradizionale di Modena, in questo caso. Ecco, che differenza c'è? Perché c'è un po' di disputa, raccontami un po', fra gli aceti di Modena e quelli di Reggio Emilia, perché sappiamo che i modenesi sono più bravi a vendere i loro prodotti, anche se magari, visto che siamo su Terreggio, ma ci seguono anche a Modena, le particolarità e le differenze degli aceti. Ma a livello procedurale è quasi simile, nel senso che abbiamo sempre il mosto cotto come base, e poi l'affinamento, invecchiamento che avviene in una batteria di botticelle di legni diversi. E come minimo deve sempre essere almeno di 10 anni, 12, per avere un prodotto che a Reggio nominiamo Aragosta e a Modena cominciano a nominare vecchio. Però dipende sempre se si ha la qualità per poter avere queste denominazioni, perché può anche essere che il prodotto che viene tolto tutti gli anni in troppa misura vada a squalificare la qualità e anche dopo 10 anni non si possa avere questa dizione. Quindi occorre tutti gli anni non andare mai al di sotto di metà dell'ultima botticella affinché il prodotto si mantenga di un certo affinamento. Ecco. Dammi un goccio perché questo il... Montagna. Ecco, perfetto. Parmigiano di montagna, il gusto ci guadagna. È una comunque molto importante, i coraggi, è una montagna, l'acqua cioè... l'aria è importante anche quello. Vabbè, però ti ricordo anche sull'aceto, non lo so, però. Sì, però ti ricordo che il parmigiano reggiano è nato a Barco di Bibbiano. Va bene che dai, difendiamo come la roba delle crescentine. È vero che il parmigiano è nato a Bibbiano, loro a Modena lo fanno in montagna buono, però il nostro, diciamolo, si perde nella notte dei tempi questa procedura. Quindi... ecco, cosa consiglieresti agli amici a casa come vino? Si vede che il prodotto è molto affinato dalla densità, da quanto è scuro, da quanto è bruno e da quanto rimane sia l'acidità che la complessità del prodotto. Sì, ma anche sugli aceti adesso mi fai... Sì, io sono maestra assaggiatrice di aceti. Allora dilla tutta, Laura. Volevi stupirci con effetti speciali? No, poi sicuramente sia a Modena che a Reggio ci sono gli assaggiatori, a Spilamberto si fa quel meraviglioso concorso, si fa anche a Reggio,
si è mantenuta la differenziazione sul prodotto giusto a livello di nome, però di fatto è molto simile, cambia un po' però il gusto finale, perché a Reggio abbiamo molta più acidità e a Modena un po' più di dolcezza. Allora, cosa ci possiamo abbinare? Ecco, adesso lo stai assaggiando. Cosa ci potremmo abbinare? Un grande prodotto. Questo Formaggio parmigiano reggiano. Parmigiano di Monchio. E aceto, cosa ci abbiniamo come vino? Qua facciamo un po' fatica perché le bollicine leggere non riescono poi a superare la persistenza gustativa. Bisognerebbe avere un vino tipo amarone o un passito di uve rosse. Vabbè, un consiglio che diamo a casa. Un Sangiovese Riserva anche. Che è un vino importante. Qua abbiamo Marzeno, abbiamo Riolo, Predappio, zone che riescono a fare dei Sangiovesi di grande struttura. In mancanza abbiamo però l'800 Rosa. Di quello va bene. Sarà solo gregario, non sarà protagonista. Allora io con l'800 Rosa vado, non tanto Laura, ti prego, ma questo è un vino delizioso. Basta, che stanno apprezzando veramente anche qui a Gatteo, già alberghi ce l'hanno. L'800 Rosa, cantina Albinea Canali, alla vostra salute. Ecco, in questo caso col ciaccio, maestro, ciacciaio. Col ciaccio ci sta? Un'altra cosa che dicevo, che noi abbiamo già sperimentato, è che il ciaccio con l'aceto balsamico e il parmigiano. Ah, veramente una, senza l'aglio, però con solo il parmigiano reggiano e l'aceto balsamico, che con un'altra chicca incredibile, oltre alla Nutella che abbiamo aggiunto. Allora, andando un po' fuori dai canoni. Torniamo fra un po', andiamo a vedere a che punto siamo. Noi dedicheremo l'ultima parte della trasmissione di quest'oggi alla cucina. Stavo dicendo, dedicheremo l'ultima mezz'ora, quindi fra un quarto d'ora saremo di nuovo in cucina, però stiamo, guardiamo come procedono i lavori. Un piccolo assaggio, cosa state facendo? Stiamo facendo i crescioni con le erbette. Erbette, quindi che cosa sono? Che tipo di erbette usi, Alba Rosa? Ah, quelle, ci sono le rosole, quelle di campagna, miste dentro. Le rosole, un po' di spinaci, miste, un po' di lo scarpegno, il tarassaco, misto, diciamo così. Perfetto, un po' misto di erbette, quindi sono le erbette senza squacquerone. Questo qui è con le erbette, è tipico. Poi i ripieni sono tanti. Cioè, dopo mozzarella, sì, poi squacquerone, rucola, sono tanti. Dopo ce li spiegherai quando fra un quarto d'ora volevamo dare anche un po' di musica. Qua la nostra Renza prosegue con le crescentine e un sacco di tagliatelle. Fra 10 minuti veniamo qua che cominciamo a cuocere e finiamo la preparazione di tutti i piatti. Vi vedo particolarmente impegnati, vedo, insomma, qua quante crescentine hai fatto già? Un tot. E le stanno già mangiando? Ma noi chi siamo? Dopo ce le tieni per noi? Devi tenerle per noi. Allora, il salto di cucina l'abbiamo fatto, stiamo preparando gli strozzapreti, il crescione. Valentina, che fai? Mangi qualcosa dopo? Servo. Dov'è a suonare questa sera l'orchestra Castellina Pace? Provincia di Perugia. Perugia, Castellina Pace questa sera. Esatto. Rivedrai Sofia dopo un po' di tempo. Finalmente, bellissima bambina. Grazie Valentina, salutiamo anche Bruno Vischi. Andiamo ad ascoltarci un po' di musica in attesa della pubblicità delle ore 12. Andiamo a sentire che cosa sta dicendo il nostro Moreno. Cosa sta dicendo Moreno? Vediamo un po', sta leggendo dei messaggi. Ti lascio la parola e fai tu. Moreno, attento che arriva Bertolini. Attenzione. Andate avanti. Rapidamente, ci sono tanti amici all'ascolto questa mattina, si stanno divertendo e stanno ballando ovunque nel mondo ascoltando la musica che arriva in diretta da Gatteo. Salutiamo Rossella che ci scrive: siete meravigliosi, buon divertimento. E ancora un'amica, pensa, ci scrive dal Piemonte e ci dice: sabato sarò lì con voi, non vedo l'ora. E ancora Maria Rosa, super come sempre, peccato non essere lì. E ancora Massimo, che bel divertimento, lì non ti annoi sicuramente. E per chiudere, Corrado scrive: bravissimo nel mantenere le nostre canzoni romagnole nella loro integrità senza stravolgimenti o innovazioni. Allora, e qui raccolgo la battuta, perché senza stravolgimenti e innovazioni è impossibile, perché si va avanti con il racconto della musica romagnola, perché da sempre è stata sempre rispettata ma rinnovata. Secondo Casadei ci ha insegnato, Secondo Casadei ha iniziato nell'orchestra negli anni 30
suonavano in un modo, negli anni 40 in un altro, cercavano di rinnovare sempre perché le generazioni cambiano, cambiano. Bisogna rispettarla ma rinnovarla, e noi siamo qui per questo. Quindi rispetto all'opinione, però se non c'è rinnovamento e la contaminazione non si riesce ad andare avanti naturalmente. Sabato 10 giugno vi aspettiamo tutti qui a Gatteo Mare per la notte del liscio. Poi vi dico anche che l'11 domenica all'alba c'è il concerto all'alba qui proprio al Bagno Corrado, di fianco al Bagno Massimo, proprio qua. Il concerto all'alba, vi ricordo, si inizia alle 6 della mattina. Quindi attenzione, 6 della mattina, ricordatevi, vi voglio qua, freschi, riposati e basta. Musica, cosa succede? Mauro Ferrara, una dedica sempre dal nostro CD, Liscio alla fermata, perché alla fermata numero 13 c'era una bella straniera. La bella straniera che ti aspetta. Sì, bella straniera. Sempre, valzer, potete anche ballare. Sempre extra liscio. Corre il lampo d'agosto, corre dove non posso, chiude la strada che va fino alla sera. Sogno di andare via, via da casa mia, verso una terra lontana, una terra straniera. Nel mare d'agosto e nel sol della riviera. Ecco il pensiero nascosto, vola dove ora posso, toccare le mani e la bocca della bella straniera. Della riviera e ritornerò e allora ti porterò un mare di piume volar fino alla sera. Grazie. Come si balla nel sabbione? Si balla bene? Borotalco, ci vuole un po' di borotalco, eh? Mauro Ferrara, grazie, ultimo lavoro discografico, extra liscio. Ciao Novi. Allora subito, ciao, subito, perché vogliamo dedicarvi, anche visto che abbiamo parlato questa mattina del nostro lavoro discografico, la canzone che dà il titolo al nostro ultimo CD, Novella e Luca, L'amore che vorrei. Vai ragazzi, hola! Quante volte io penso a un amore travolgente che mi faccia stare bene, che mi possa far sognare, già lo posso immaginare. Credo, forse ancora io ci credo, a un amore sconvolgente.
gente, che mi lasci senza fiato, che mi porti via la mente. Già lo posso immaginare. Che mi strappi tutto il cuore, che mi porti fino al sole, già lo posso immaginare. Allora, adesso abbiamo Moreno, prego. Sì, dobbiamo fare dei saluti perché c'è il collegamento con Ballando Web Radio che sta finendo. Esatto, perché alle 12 noi chiudiamo un programma, ma continueremo chiaramente da Gatteo. Allora, rapidamente salutiamo Marco da Como, che fa tanti complimenti a Mauro con Bella Straniera. Viva la Romagna, ciao a tutti, un abbraccio. E ancora Maria di Milano, ciao Maria, buon ascolto. E da Maratea, bravissimi, quello che fate voi è bellissimo, solo che da noi non si può fare, dice, a Maratea. E beh, solo a Gatteo Mare, viene a trovarci. Esatto, spostatela, venite qua. Abbiamo i carrozzi pronti qua. Maratea è meravigliosa, meravigliosa. Ci saranno altre bellezze sicuramente. Allora, alle 12 voglio salutare, visto che si chiude il programma del mattino, la collega Paola a Milano che ci ha tenuto in compagnia. Abbiamo Lorena. E grazie a lei per la sua collaborazione per quanto riguarda la pagina Facebook e la diretta, quindi buona continuazione, grazie. Salutiamo anche Ciao Mama che insomma resta collegata, ma però per gli ascoltatori della radio ci lascia. Ciao Mama, ciao Fulvio e ciao Telereggio naturalmente. Assolut Burdel. Allora è il momento di Brunella, vieni Brunella, vieni, vieni, eccola qua, Brunella. È tutto quello che io voglio, tutto quello. Vai Brunella! Salutiamo anche Davide Salvi, sì, tutti i ragazzi sì, dell'orchestra. Certamente! Baciata! Nuda detrás de tu silencio.
Davide Salvi, grazie Brunella, un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta da Ciao Mamma Telereggio. Grazie Brunella, brava cuoca, ci ha fatto un pesto genovese quando sei venuto in studio. Ritornerò con qualcos'altro. Adesso noi diamo la linea alla pubblicità, state con noi, dopo ci collegheremo per l'ultima parte ancora in diretta da Gatteo Mare, a tra poco. Ancora in diretta Gatteo Mare, Ciao Mamma, Fiorenza Tassinari, Moreno il Biondo, la staccata! Thank you.
Vanessa Tassinari, Moreno il Biondo, la staccata. E visto che dobbiamo andare veloci, 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 richiamiamo qua sul sabbione Daniela. Daniela, dove sei, Daniela? Daniela, Daniela, eccola qua, vai Daniela, vai. Ciao a tutti, scusatemi, mi ero persa. Vi presentiamo la nostra nuova Kizomba, lui dov'è? Sulla spiaggia ad ascoltare il mare me ne sto, con le mani tra i capelli ed i pensieri volano. Sto pensando a cosa c'è successo, casomai è colpa mia che sei volato via. E non riesco più a raggiungerti, anche se corro io, la strada è lunga. Vorrei essere come un gabbiano e volare ancora più su e guardare dall'alto i pezzi della vita mia. Io ti cerco dove sei, negli occhi della gente guardo ma nulla di te. Tu, amore tardi, devo andare a casa, mi aspetta lei. Sto pensando a cosa c'è successo, casomai è colpa mia che non sei tornato più. Rinchiusi in una stanza quanto amore hai dato a me, e mille volte hai sussurrato ti amo. Vorrei che tu fossi un gabbiano per volare ancora più su e vedere come hai fatto a pezzi questa vita mia. Io ti cerco dove sei, negli occhi della gente guardo ma nulla di te. Allora,
sera, tutti qua con noi. Vi ricordiamo gli appuntamenti. Appuntamenti che saranno per questa sera. Questa sera, questa sera, in Piazza della Libertà. Con l'orchestra Grande Evento al completo e con i tanti ospiti che arrivano da ogni parte d'Italia. Poi abbiamo venerdì David Facini in piazza e la mattina siamo ancora qua. Quindi domattina Mario Massimo. L'appuntamento per sabato 10 giugno con Pupo, nuova compagnia di canto popolare, Chantel, Extra Liscio, Orchestra Grande Evento, i ballerini di Rimini Dance Company, Giorgio Le Magiche Truste. Qui ai Giardini Don Guanella, proprio qui davanti al Bagno Massimo, al Bagno Corrado. Ricordatevi, sabato 10 giugno, l'appuntamento della mattina, concerto all'alba, nel luogo dove 48 anni fa nasceva casualmente questa leggenda che è diventata il Bagno all'alba del Bagno Corrado. Quindi io direi che l'appuntamento sia globalmente spiegato. Mi manca il finale domenica sera in Piazza della Libertà, Grande Evento, Luca Bergamini, la grande orchestra della Romagna per terminare la settimana del liceo. Se posso, volevo ricordare, dove sei tu? Sabato noi saremo in piazza Acerbia per la notte del liscio, Inonea Gatteo. Quelli che arrivano da Ravenna si fermeranno a Cervia. Sceglieranno loro. Sceglieranno. Sabato, piazza Garibaldi a Cervia. Guarda, l'importante è che ci sia veramente il coinvolgimento generale di questa seconda edizione della notte del liscio. Ricordiamo a questo punto anche Cesena, e c'è Chico Fabbri e Roberta Cappelletti. Questo è domenica. Domenica 11. Faenza, che ricordano Castellina, domenica 11. Mentre a Bellaria ci sarà Mirko Casadei con tutti i suoi ospiti sabato 10. Ole. Una grande settimana sarà. Giulio Bertolini, fammi vedere dove sarà. È qua! Allora, ti dico subito che lui è giù dal 31 maggio, è già cresciuto di 8 kg. Infatti, mi hanno detto, Romagna Poc. Salutiamo Ballando Web Radio anche, che sono ancora in diretta con lo streaming. Siamo al termine di questa giornata musicale, ma fra un po' noi ci sposteremo nelle cucine. Perché io vado dalle mie azzore di Gardena. Allora, prego la regia di darmi questo microfono. Grazie Raffaele, perché noi ci spostiamo. Ma ancora? Cosa mi ha portato? Vieni qua Ottavio. Mi ha portato un ciaccio. Andiamo in cucina, va. Seguimi Dino. È terminata la giornata musicale, ma adesso inizia quella, come dire, gastronomica. Cosa c'è? Questo microfono, cosa c'è? Ecco. Volevo per un attimo stare qui con Stefano, prima che i ragazzi vadano giustamente a mangiare. L'appuntamento, ricordati, stasera ci siete tutti. È certo che ci siamo, stasera grande evento in Piazza Libertà alle 9:30. Quindi viva l'animazione del Gatteo Mari Village. Assolutamente, noi siamo. Ciao. Adesso andiamo veramente in cucina perché dobbiamo sviluppare, impiattare ed assaggiare e poi berci un sacco di vini buoni presentati da Laura Zini. Io ho ancora questo ciaccio in mano. Allora, vediamo, buongiorno di nuovo, ben ritrovata al Barosa. Ciao, che cosa stiamo preparando qua? Allora, vuoi ricapitolare? Abbiamo preparato il sugo per gli strozzapreti. Esatto. Abbiamo fatto un soffritto con dello scalogno, pancetta stesa, rosolata, poi abbiamo messo i pomodorini e gli strigoli. Hai fatto soffriggere per quanto tempo? 5 minuti. 5 minuti e poi un po' la pancetta, altri 10 minuti, poi man mano di sequenza abbiamo messo le altre cose. Qua c'è già l'acqua che bolle, giusto? Qua c'è l'acqua che bolle, aspettiamo. Siamo pronti, dai. Allora buttiamo giù. Sire, il popolo ha fame, suona di mezzogiorno, buttiamo giù un po'
Tanto questa è pasta fresca, fanno presto, giusto? Appena questi qui vengono a galla, sono cotti praticamente. Gli strozzapreti che abbiamo visto preparare dalla nostra Alba Rosa Zoffoli. Con acqua e farina, acqua, e abbiamo messo, come abbiamo detto prima, una chiara d'uovo per tenerli più al dente. Perfetto, allora mentre la pasta sta scuocendo io vado a vedere, ecco tu mi chiami poi quando la pasta è pronta, qua dalle nostre resdore dell'Hauser territoriale Cesena, sono delle piadinare veramente incredibili, ancora con le erbette le stiamo facendo? Sì, adesso stiamo facendo il crescione ripieno. Crescione ripieno, mentre qua stiamo impastando la piadina. Allora piadina, come si fa l'impasto della piadina, me lo torni a spiegare? Farina, un po' di sale, un po' di strutto e acqua. Questo è latte. Un po' di latte. Un po' di latte. Allora, farina, strutto e latte, basta. Sì, basta. Ci vuole un po' di sale? Sì, un po' di sale. Un po' di sale e basta, cioè è molto semplice. Mi fai vedere come le impasti? Sì. Seguiamo questo procedimento nell'impastatura, perché anche questa ha una, ha un procedimento da una regola, giusto? Un po', sì, sì, si deve impastare bene, deve essere piuttosto dura la pasta, no? Deve essere piuttosto dura qui. Si deve lavorare bene e poi si stende e si cuoce nella piada, nella griglia. Quindi è un procedimento che va fatto a mano. Adesso ci sono anche le macchine impastatrici, però fatte a mano è tutta un'altra cosa, giusto, è vero? Allora, mentre tu finisci di impastare, mentre gli strozzapreti stanno cuocendo, abbiamo la nostra Renza che ha preparato le tagliatelle all'uovo. Cosa ci hai messo, Renzi, in queste tagliatelle? Taglioline. Ci ho messo la farina e le uova. Poi hai tirato la pasta con la cannella. Ho tirato la pasta con la cannella, la Tiziana dell'Hotel Walter, che è bravissima. Io ho tagliato le tagliatelle e Nano ha fatto il ragù di funghi. Ragù di funghi, cosa ci hai messo, Nano? Ah, ci ho messo i funghi, giustamente. Poi ci ho messo quei quadretti di prezzemolo e aglio. Poi ho l'olio extravergine d'oliva. Boh, perfetto, e circondiamo i tagliolini. Le crescentine invece, a differenza della pasta della piadina? Allora, io le ho fatte con la farina integrale, metà zero. Poi ci ho messo acqua, lievito, un po' di sale e basta. Olio, un goccino d'olio. Però la pasta devi tenere alta, perché dopo qua il meccanismo di cottura è diverso, ci vogliono le cotole per cosa lo per fare ciacci, quindi le comprimi e così va bene. Io ti vedo già, cara Laura, siamo organizzati con due bicchieri di 800 rosa, perfetto. Perché l'800 rosa lo consigli per questi piatti, per tutti dici? Abbastanza bene con tutto, soprattutto col tagliolino, con questo buon ragù di funghi, abbastanza leggero. E poi soprattutto anche con gli strozzapreti e gli strigoli. È un interessantissimo piatto romagnolo. Lo strigolo è questa erbetta selvatica con anche però il pomodorino, la pancetta e anche quindi questa bella interpretazione della piadina raccolta, quindi con l'erbetta. Sì, gli strigoli sono proprio adattissimi per l'abbinamento, perché è abbastanza dolce come verdurina e qua abbiamo un po' più di corposità rispetto ai bianchi. 800 rosa, cosa vedo qua alla mia destra? Cosa vedo? Moreno, cosa stai facendo? Sto girando la piadina. Girando la piadina, così, no? Non si gira così? Sì, no, si gira così, perché io, come sai, ho messo la piadina nel mio CD, no? E quindi liscio alla fermata c'è il chiosco della piadina, la piadina celestina. Torna a fare, che se devi mettere... ci vuole un po' di allenamento. Niente, devi imparare, Moreno. No, guarda cosa sono capace di fare. Tagliarla? Sì. E quelli siamo capaci tutti, diglielo, dai. Non è difficile. Bravo Moreno. Allora, arriviamo qua. Vediamo un po' la nostra Alba Rosa Zoffoli che sta facendo saltare in padella gli strozzapreti. Ecco qua, per chi si fosse sintonizzato da poco, ma come sei brava a girare, guarda, non ne cade neanche uno. Hai visto? Professionista questa, signora. Anche Moreno ci riporta. No, Moreno, cadono tutti. Sta buono. Io faccio la scivolata. La staccata, perché si sta. Questo è il
liscio, è liscio, vedi? Al liscio. Ma è facile, guarda, guarda, tu basta che fai così. Hai visto come è facile? Bravo, bravo, un altro po', vai. No, non sapete, non ce la fa, amore. Meglio ballare in liscio, eh? Allora, complimenti, perché me ne fai sentire uno? Veloce? Ma sì, solo un assaggio, sai che io devo assaggiare tutto, perché poi devo condire con questa del... basta così, mi dai una forchetta per favore, devo condire con questa cosa deliziosa, sì, va bene, un po' di parmigiano, una forchetta, grazie ragazzi, io mangio la vostra salute, gli strozzapreti della nostra Alba Rosa Zoffoli. Squisiti. Buonissimi. Complimenti. 800 rosa, vino di uve Lambrusco di Sorbara. Certo, fatto dalla cantina Albinea Canali. Alle spalle c'è il gruppo Riunite, siamo nella zona appunto di Modena e quindi dalla nuova acquisizione delle zone appunto limitrofe al Panario e al Secchi abbiamo queste ottime produzioni, questo Lambrusco rosé abbastanza difficile anche da produrre, non solo perché i rosé non sono facili nel loro colore da ottenere, ma anche perché è un'uva poco produttiva, ecco, fa proprio un 70% e basta, così ci prepariamo anche la notte rosa. Già, la notte rosa che è il 7 di luglio. Allora, ci spostiamo, per ultimo, vieni Laura, dai Mastri Ciacciai, primo di luglio inizia la sagra del ciaccio a Palagano di Modena, quanti ne avete preparati? Per adesso eravamo 10 kg di farina. 10 kg di farina. Io tanta roba. Renza, io una tigella, una crescentina, l'ho già sentita. Non hai cotto le tagliatelle? Ma perché siamo in chiusura. Dai, cuoci. Mentre qua continua la produzione di piadine? Sì. Questo è l'impasto che hai ottenuto. Come è grossa una pallina? Ma un etto e mezzo più o meno. Un etto e mezzo, poi la tiri? Sì, la tiro. Mi fai vedere come fai a tirarla? Sì. Fai vedere tirare una piadina dopo aver creato l'impasto. Eccola qua. Si stende. Vuole. La grandezza della teglia che ci si stia nella teglia. E qua a seconda delle zone è più sottile o più spessa. Sì. Voi qua a Gatteo come la fate? Un po' più spessa. Un po' più spessa, perfetto. Allora, c'è una tigella pronta, c'è. Qua che cosa ci hai messo, per esempio? Qua c'è una bella sfida fra tigella e piadina, fra crescentina e piadina, qua con lardo e formaggio. Lardo e formaggio grana. Lardo e formaggio grana. Comunque tutte cose a base di farinacei. Puoi inquadrare il nostro... No, guarda qua come già fanno. Guarda. Questo è il crescione, me lo fai vedere? Aspetta un attimo. Incognito. Dino, vieni qua che facciamo vedere questo crescione con le erbette. Ecco, proprio dentellato, lo possiamo sentire? Crescione con le erbette. Tipico sapore di Romagna, squisito. L'abbinamento con rosé. Anche sempre con ecco il crescione. Perfetto. Sai cosa c'è, Laura? Che fresco così. Si corre il rischio di non sentire la gradazione alcolica, correggimi se sbaglio, perché va giù, poi alla fine. Ecco, però sono questi dei vini molto leggeri perché arrivano a 11 gradi e mezzo, non di più. Ma volendo è stato anche inventato il nuovo spritz Pink Lady con questo 800 rosa, con l'utilizzo del seltz, ma soprattutto della cedrata. Ah, ecco, quindi un altro... po' di tonica e un po' di triple sec. E in questo modo si ottiene un prodotto molto più diluito, ce ne vuole meno. Lady, perché le donne assorbono peggio la Pink Lady. C'è il Pink Lady per le signore che non vogliono. Un minuto abbiamo? Abbiamo un minuto, allora io ne approfitto. Massimo, vieni con me, sei Massimo, facciamo i saluti finali. Guarda questo ciaccio, lo condisce la... Ecco, vedi. Ci sono sbagliati, abbiamo ancora 5, infatti mi sembrava era un po' presto, allora possiamo prenderci ancora un... Renza, cosa ti sei messo a fare ancora? Mi sono messo a aiutare. Un gemellaggio tra Vignola e Palagano? Esatto. Quindi l'hai già fatto i tuoi ciacci? Sì. Renza è pratica, ecco qua.
chiudiamo. Allora, questo ciacci, allora 10 kg, quanti ciacci ci sono saltati fuori, Ottavio? 200, e li avete spazzolati via tutti? Ma li ha mangiati tutti? Vedi, quando la roba è gratis, non c'entra. Ma anche quando è buona. Perché... anche quando è buona, certo, perché non li hanno piantati lì. No. No, devo dire, anzi, hanno fatto il giro, il bis, il tris, quindi... Dai, dire... davvero, ma questa gente è tutta che poi deve tornare anche in albergo, quindi farà il bis anche di pranzo. Cosa c'hai lì dentro? Parmigiano, reggiano? Reggiano di quello doc di montagna, dove il gusto ci guadagna, ma mi sembra logico. Allora, oggi non abbiamo, come ieri, però... Beh, il pignoletto sì, l'abbiamo usato per abbinarlo a... Abbiamo cominciato con le tigelle. Le tigelle della Renza, gli abbiniamo il pignoletto. Rosmarino. No, perché il nano a casa ne ha parecchio di pignoletto, lui piace il pignoletto, infatti ha buon gusto. Perché lui, Volendo anche il prosecco, però il pignoletto è un po' più erbaceo e allora richiama di più il condimento di queste crescentine. Castelvetro, dove viene il lambrusco, c'è anche il pignoletto? A Castelvetro anche? Arriva fino in quelle aree, abbiamo detto prima Modena, Savignano sul Panaro, è proprio l'area in cui... si può trovare di più, però fino anche al Limolese, passando per Bologna, che ovviamente è la zona di miglior produzione del pignoletto, questo bel grechetto gentile. Poi abbiamo visto l'ambrusco, non abbiamo visto oggi il prosecco, ma il prosecco è molto più conosciuto e noi tendiamo a parlare sempre di quello di Valdobbiadene, perché è proprio la zona DOC per eccellenza, anzi di OCG, e quindi si abbinano queste bollicine bene un po' a tutto quello che abbiamo visto oggi, devo dire. Ci mancano solo le tagliatelle. La Renza, sono pronte le tagliatelle? No, devi tirarne fuori un po' anche se sono al dente, anche se sono al dente, perché dobbiamo fare l'assaggio, almeno due le dobbiamo sentire, perché ci manca solo questo all'assaggio. Tagliatelle con i funghi, ecco qua, tagliolini con funghi. Cosa andiamo sempre con l'800 rosa, eh? Dino, inquadra il nano che toglie i tagliolini. Ecco, mentre togliamo questi tagliolini, cosa ci abbineremo qua? Ancora l'800 rosa. Ho previsto l'800 rosa perché comunque il tagliolino è una pasta con tendenza dolce, molto alta, perché c'è l'uovo, c'è del parmigiano poi che verrà messo dopo, che addolcisce molto il piatto, perché la cosa è ottenere equilibrio, cioè il risultato Infatti. È l'equilibrio gustativo. Non rimarrà un piatto amaro, né troppo persistente, quindi è giustamente in equilibrio già il piatto in sé, l'800 rosa va benissimo. Beh, devo dire che, ti torno a ripetere questo concetto, mi sembra che questo vino, che molti stanno richiedendo, che poi alla fine per problemi di produzione e di distribuzione non riesce ad essere conferito a tutti i grandi magazzini, perché un grande magazzino tipo Coop ne chiede delle quantità industriali, dice no, noi per il momento cerchiamo di privilegiare, questa è una politica delle cantine bene a canale. I locali e la ristorazione, perché è un prodotto di nicchia, importante, però sul sito Vinnicum, io esorto le persone ad aprire, Vinnicum è veramente molto facile, si può proprio ottenere il prodotto da qualsiasi zona d'Italia, viene consegnato rapidamente. Allora abbiamo l'ultimo minuto, Renza devi essere veloce, darmi un piatto veloce, mettilo qua, dai un assaggio solo, le tagliatelle del nano, i tagliolini del nano, dammi una forchetta per favore, no questo forchetta, abbiamo una forchetta perché sapete che io devo assaggiare tutto, siccome oggi ho assaggiato tutto, mi mancavano solo questi tagliolini che vado a... Ci vuole un po' d'olio? Tipico tagliolino ai funghi di casa Renza e Nano che io ho già avuto modo di assaggiare. E anche qua, grazie, un 800 rosa. Mi devo chiudere? Vi salutiamo tutti, grazie per essere stati con noi, domani alle 10.30 noi saremo di nuovo in vostra compagnia qui dal Bagno Magico, Massimo, con altra musica e altra cucina. Grazie ancora, domani 10.30 non mancate. Laura Zini, la nostra sommelier di fiducia, grazie Laura. Arrivederci a tutti, grazie. A domani, lei non ci sarà, ma cercheremo di sopravvivere. Ciao, a domani.